Benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Mostrò come realizzare questa meravigliosa maglia top down con scollo a V che io ho realizzato utilizzando un filato nuovissimo della Mistrico Filati che si chiama Decapé Color. Eccolo qui, è 100% cotone Pima, un cotone molto particolare. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri. Io ho scelto il colore 09, che è questo colore dell'unicorno, appunto arcobaleno, come ho chiamato la maglia, ma ce ne sono veramente tanti altri colori, uno più bello dell'altro. Io vi consiglio, se volete una maglia che vi ricordi l'estate, ci sono due tonalità, due gomitoli con tonalità diverse, dell'azzurro e del blu, che sono veramente molto carine. E ce n'è una molto invece, se la volete più femminile, che ha le sfumature del rosa e del lilla. Quindi mi raccomando, potete veramente scegliere tra vari colori. Link, e vi lascerò quindi il link in descrizione. E vi dico già che io per una taglia S ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorandoli con l'uncinetto del 4,5 e del 5. Per una taglia M vi occorre sicuramente un gomitolo in più, per una taglia L due gomitoli, quindi 4 gomitoli per una taglia M, 5 gomitoli per una taglia L. La lavorazione è semplicissima, può risultare strana per chi non ha mai fatto un top down con scollo a V, ma vi posso assicurare che è semplicissimo. Io nel video cerco di essere più esaustiva possibile, ma se avete qualche domanda mi raccomando non esitate a scrivermi o sotto al video o nei soliti social, quindi nella mia pagina Facebook o nel gruppo. Quindi vi dicevo che ho lavorato sia con il 4,5 che con il 5. Con il 4,5 ho lavorato tutta la parte di sopra, mentre con il 5 soltanto la parte di sotto per averla morbida sui fianchi. La lavorazione top down si parte dall'alto. Io naturalmente nel video vi dirò anche quante catenelle mettere in più se siete una taglia diversa, però mi raccomando, andate sempre a provarvi la maglietta quando dovete andare a mettere i marcatori, perché ognuna di noi ha delle spalle diverse, quindi potete essere entrambe delle M, ma vi servono dei giri in più se avete le spalle un po' più alte, un po' più larghe. Quindi mi raccomando, provate sempre la maglia mettendo i marcatori e vedendovi se vi stringe prima di andare a fare altro. Una volta fatto lo scollo, messo i marcatori, ho continuato a lavorare la maglia. All'inizio volevo optare per una parte, per un motivo più forato sotto, ma poi ho cambiato idea e mi sono limitata a fare dei giri di maglie alte fino ad arrivare qui all'altezza della vita, dove poi ho fatto un piccolo giochetto alternando dei giri di maglie alte con una maglia alta con una catenella a dei giri con due maglie con le maglie alte, in modo da dare un po' più movimento. Sotto, una volta superato quindi la vita, sono tornata a lavorare giri semplicissimi di maglie alte e, come vi dicevo, gli ultimi giri, mi sembra circa 6 o 7 giri, sono andata a lavorarla con l'uncinetto numero 5 per fare in modo di non fare aumenti, ma che la maglia mi venisse comunque morbida sui fianchi. Quindi potete fare lo stesso giochetto anche voi. Una volta decisa la lunghezza, sono andata a lavorare le maniche. Non ho fatto delle maniche lunghe, voglio indossare questa maglietta in estate, quindi ho fatto delle mezze maniche, quindi mi sono limitata a fare dei 6 giri con giri di maglie alte, e anche in quel caso non vi preoccupate, nel video vi mostro come fare. Detto ciò, spero che anche questa maglia, molto semplice come nel mio stile ma con uno scollo diverso da quello che facciamo solitamente, vi piaccia, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down con scollo a V, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Decapé Color, questo gomitolone da 100 grammi, il colore che ho scelto io lo 09, che è bellissimo, è il colore dell'arcobaleno oppure dell'unicorno, ha dei colori pastello veramente eccezionali, sembrano quasi un quadro. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e ho montato 44 catenelle. So che sembrano poche, ma vi ricordo che noi dobbiamo lavorare uno scollo a V, quindi qui sul davanti dovremo fare degli aumenti, oltre naturalmente che sui lati. Come potete vedere, spero che si riesca a capire, io ho diviso il mio scollo in 5 parti, perché mi serve la parte dietro, le due parti laterali per le maniche e le parti avanti per dar vita al collo a V, perché andremo mano a mano ad aumentarle appunto per creare il collo a V. Per le taglie più grandi, allora iniziamo da dire che io per la taglia S ho suddiviso le 5 parti in questa maniera: 10 catenelle per lato per le maniche, quindi 10-10, 18 dietro, una avanti a sinistra e una avanti a destra, e in più ho 4 catenelle per farmi gli angoli. Per una taglia M, secondo me dovete andare a aumentare di 10 catenelle, però
scusatemi, di 8 sì, di 8 catenelle, 2 per qui ai lati, quindi invece di 10 dovete mettere 12 catenelle e 4 dietro per avere un totale di 22 catenelle. Mi raccomando, avanti però dovete lasciare una catenella. Per una taglia L io direi di mettere 4 catenelle in più per lato, quindi invece di 10 14 e dietro 8, quindi invece di 18 ne dovete andare a mettere 34, in modo tale appunto da allargare queste parti iniziali, ma davanti dovete metterne sempre una. Partite sempre con uno scollo piccolo in modo tale da poter allargare la lavorazione, perché se partite troppo grande poi non riuscite a fare gli aumenti necessari per fare in modo che le due parti avanti si uniscano senza dover fare poi qui casini con gli aumenti. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 44 maglie, 44 catenelle, e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e vado a fare subito il mio primo angolo, quindi entro nella catenella successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ora mi ritrovo già nella parte della manica e quindi vado a fare 10 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, chi ha messo delle catenelle in più vada a fare tante maglie quante le catenelle che ha messo. E quindi vado a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale di 10 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso devo andare a fare il mio secondo angolo, quindi entro nella catenella successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto mi trovo nella parte dietro e quindi vado a fare 18 maglie alte, una in ogni catenella. In questa maniera. Quindi, arrivate a 18 maglie alte, vi farò vedere come realizzare il nostro terzo angolo. Ho fatto le mie 18 maglie alte e vado a fare il mio terzo angolo. Quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle. Rientro un'altra maglia alta. Mi trovo quindi adesso nella parte della manica e vado a fare quindi 10 maglie alte, una in ogni maglia in ogni catenella. Ho realizzato le mie 10 maglie alte e vado a fare il mio ultimo angolo, quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle. Rientro un'altra maglia alta. Termino il giro andando a fare 2 maglie alte all'interno dell'ultima catenella, quindi una e rientro 2. Abbiamo realizzato così il nostro primo giro. E come potete vedere, abbiamo finalmente le nostre 5 parti che si vedono meglio. Benissimo, secondo giro, che poi è quello che dovremmo sempre andare a fare facendo sempre tutti gli aumenti. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, quindi una e due. Entro nell'angolo di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al prossimo angolo. Quindi vedete, io già vado a fare una maglia alta dove questo era il mio angolo di prima e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'angolo successivo. Sono arrivata al secondo angolo e vado a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta,
vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E di nuovo una maglia alta solo in ogni maglia alta fino ad arrivare al mio terzo angolo. Quindi continuo in questa maniera fino ad arrivare al mio terzo angolo. Sono arrivata al terzo angolo e di nuovo una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro precedente fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. Sono arrivata al quarto angolo, quindi una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, ventaglio all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e poi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte all'interno della terza catenella, quindi una e rientro 2. Ho terminato così anche il mio secondo giro e vedete qui già stiamo andando a formare il nostro scollo a V. Adesso, come vi ho detto, quello che andremo sempre a ripetere è il secondo giro. Vi faccio rivedere un attimo come si inizia, quindi andiamo a fare terzo giro, ma è uguale al secondo, solo che cioè, si faranno più maglie alte perché giustamente stiamo aumentando. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta successiva, e di nuovo siamo arrivati nel nostro angolo e facciamo il nostro angolo, quindi una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. 2 catenelle, maglia alta all'interno dell'archetto e di nuovo una maglia alta in ogni maglia alta. E naturalmente qui si finirà facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. E si continua così fino ad poter allargare la parte dietro, la parte avanti, la parte dietro e la parte avanti, sì. Andremo ad allargare ancora. Io vi dirò quante volte ho ripetuto. Tenete presente che dovete continuare ad allargare finché, quando andrete mettendo i marcatori, qui riesce a passare il vostro braccio. Quindi continuate a lavorare. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, quindi a che giro sono arrivata, e sicuramente dovrò poi fermarmi nel fare gli aumenti qui ai lati e fare soltanto uno o due giri, secondo me, per continuare a fare gli aumenti qui da lato qui in avanti per poter chiudere il mio scollo a V. Però naturalmente io vi dirò tutto in modo tale anche come fare per non fare più aumenti. Se avete bisogno di non fare più aumenti vi spiegherò anche quello. Quindi procediamo in questa maniera e ci vediamo dopo. Dunque, ho fatto 9 giri con gli aumenti e io adesso come aumenti, riguardo gli aumenti però non sul davanti per fare lo scollo V, ma intendo gli aumenti per creare le maniche e il pezzo dietro, devo terminare perché altrimenti poi gli scalfi e dietro mi viene troppo largo. Quindi ripeto, io ho fatto 9 giri e adesso mi fermerò con gli aumenti negli angoli, ma continuerò a fare almeno un altro o forse anche 2 giri. Penso. Sì, un altro almeno altri un altro giro con gli aumenti e poi vi farò vedere come andare a unire il nostro scollo sul davanti. Quindi andiamo a fare adesso in questo momento, vi faccio vedere come non fare più aumenti. Mi raccomando, per una taglia M o una taglia L sicuramente dovrete arrivare almeno a 10 o forse anche 11 giri di aumenti e poi poter fare non fare più aumenti. E naturalmente tenete d'occhio anche lo scollo per capire se vi mancano ancora molte maglie. A me, vedete, una volta fatto, perché faccio combaciare gli angoli, vedete qui combaciano gli angoli, quindi mi basta un aumento per poter terminare anche lo scollo sul davanti. Ma
se vado ad fare un altro aumento anche gli angoli, come vi ho detto, poi mi vengono gli scalfi e la parte dietro troppo larga e non voglio questo. Quindi andiamo a fare in questa maniera. Continuo a fare l'aumento sul davanti, quindi vado a fare sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Adesso continuo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare dove ho l'angolo e vi farò vedere come non andare a fare più gli aumenti ed andare direttamente poi nella parte della manica. Sono arrivata quindi al mio secondo angolo, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e vado, scusatemi, mi devo tirare un po' il filo, e vado direttamente nella maglia alta successiva, saltando quindi l'archetto. Bene, continuo così per tutto il giro, quindi vi ho fatto vedere come non fare più aumenti, vi farò vedere come terminare questo giro che per me, ripeto, è il decimo, e come andare a chiudere la lavorazione per tornare poi a lavorare in tondo. Dunque sto quindi terminando il mio decimo giro, vado a fare il mio ultimo aumento, quindi vado nella terza catenella e vado a fare le due maglie alte, una e rientro due, e posso così andare a chiudere il mio giro. Quindi vedete, questo è lo scollo, vado a chiudere entrando nella terza catenella da quest'altra parte facendo una maglia bassissima. Bene, adesso io andrò a fare un giro senza alcun tipo di aumenti, quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta, facendo di nuovo un giro senza aumenti. A quel punto, una volta terminato anche questo giro e naturalmente vi farò vedere come lo termino, spezzeremo il filo, metteremo i marcatori e andremo a fare ancora i giri per il corpo della nostra maglia. Perché spezzerò il filo? Perché così non si vedranno qui le... non si vedrà proprio qui al centro il fatto dell'inizio e del fine giro, preferisco sempre che questo capiti di lato, quindi per questo io terminerò adesso questo giro, poi spezzerò il filo, metterò i marcatori, vi farò vedere naturalmente come, e poi andremo a lavorare normalmente il corpo della nostra maglia. Ho terminato anche l'undicesimo giro facendo sempre una maglia bassissima sopra nella terza catenella iniziale, quindi ho fatto una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, una maglia bassissima per chiudere il giro, e come vi ho detto ho staccato il filo e sono andata a mettere i miei marcatori. Io adesso continuerò in giri di maglie alte fin sotto al seno, poi penso che cambierò punto, alternerò, devo ancora un po' decidere, però vi faccio vedere una volta messi i marcatori come andare a lavorare. Io partirò da dietro, quindi vedete io qui ho messo il marcatore dove ho le due catenelle e partirò da dietro in modo tale da farvi vedere come andare a lavorare. Quindi qui dove ho l'ultima maglia alta io mi aggancio con il mio filo e vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, prendo il filo, salto direttamente le due catenelle e vado direttamente nella maglia alta da quest'altro lato, quindi vedete salto, vado il mio marcatore, vado direttamente nella maglia alta che ho sul davanti e vado a fare la mia maglia alta, quindi posso togliere il mio marcatore e abbiamo chiuso così il giro. Adesso vado a continuare a lavorare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, arriverò all'altro marcatore e vi farò vedere di nuovo come andare, come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al mio secondo marcatore, vedete ho lavorato tutto il davanti, quindi sono al mio secondo marcatore e vado a fare sempre in questa maniera, vado dove ho l'ultima maglia alta prima del marcatore, faccio una maglia alta, prendo il filo, supero il marcatore, qui ho la mia manica, vado da quest'altro lato, entro dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta, posso quindi togliere il mio marcatore perché ho creato la mia manica e adesso vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a terminare il mio giro.
Come vi ho detto, io andrò a fare un giro di maglie alte fino ad arrivare sotto al seno. Una volta arrivato sotto al seno, cambieremo il punto. Non so proprio se passare a un punto totalmente diverso o se invece andare a fare qualcosa di simile, cioè tipo un giro di maglie alte, un giro di maglie alte alternata a una catenella. Devo ancora decidere. Noi per adesso io continuerò a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare il giro e come tornare comunque a lavorare sempre il giro di maglie alte. Sto terminando il mio giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E quindi adesso procederemo, come vi ho detto, a fare sempre giri di maglie alte. Quindi adesso farò 3 catenelle che sono prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare sotto al seno. E poi vedremo come andare a cambiare il giro, se fare qualcosa di un po' più forato. Quindi prendo la lavorazione. E di nuovo da fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Ops. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuiamo così fino ad arrivare sotto al seno. Naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto. Secondo me non tantissimi perché sapete che io ho un seno molto molto piccolo. E poi vi farò sapere come sono andata, che motivo andrò a fare sotto. Allora, io dallo scollo alla fine ho deciso di non staccarmi troppo con il punto, quindi che ho fatto 10 giri sempre di maglie alte e poi all'altezza della vita ho fatto per 3 volte un giro di maglie alte separate da una catenella. 2 giri di maglie alte, di nuovo un giro di maglie alte separate da una catenella, 2 giri di maglie alte, di nuovo un ultimo giro di maglie alte separate da una catenella, in modo da dare movimento almeno alla parte centrale della maglietta. Poi sono tornata a lavorare sempre giri a diritto, quindi non ve l'ho mostrato quando ho fatto questo pezzettino perché è veramente semplice. Vi dico solo, quindi 10 giri dallo scollo, quindi lo scollo a V, 10 giri di maglie alte a diritta. Ho fatto questo piccolo giochetto alternando un giro di maglie alte alternate a 2 catenelle a una catenella e 2 giri di maglie alte. E ho fatto il giro di maglie alte separati da una catenella per 3 volte, 1, 2, 3. E 3. E poi sono andata a continuare a lavorare sempre giri di maglie alte e ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo. Gli ultimi giri, quindi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, li ho fatti con l'uncinetto del 5 in modo tale, vedete, da allargare un po' la maglia su i fianchi. Quindi in totale io ho fatto poi alla fine della maglia ho fatto questi 8 giri sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e gli ultimi dall'ottavo fino al quindicesimo con il 5 in modo tale da creare appunto un po' da allargare un po' la mia maglia sui fianchi e quindi la maglia sotto è terminata. Adesso andremo a fare le maniche. Per realizzare la nostra manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e vedete noi qui abbiamo la parte di sotto, i due archetti di 2 catenelle e le maglie alte. Io mi aggancio dove ho la prima maglia alta e vado a fare con il filo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi molto molto semplice. Una, due, tre. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi si lavora veramente in maniera molto semplice. Andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Alla fine vi farò vedere come andare a chiudere la maglia, evitando che si crei poi il forellino sotto la manica. Quindi vado, continuo a lavorare in questa maniera, una maglia alta sopra ogni maglia alta nello scalfo della nostra manica. Sto per terminare il primo giro, vedete ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta e adesso per terminare il giro faremo in questa maniera. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle da questo lato e anche da quest'altro e vado a fare la mia maglia alta, quindi prendo il filo, esco e vado a fare la mia maglia alta. Vedete, ho così chiuso. E poi termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella.
In questa maniera abbiamo chiuso il nostro giro, quindi ripeto, ho fatto una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, sono entrata con l'uncinetto sia nell'archetto di 2 catenelle da questo lato che da quest'altro e ho fatto la mia maglia alta. E adesso vado a lavorare normalmente giri di maglie alte per tutta la lunghezza che mi serve. Io voglio fare una mezza manica, quindi farò penso massimo 5-6 giri, non di più, però voi potete fare anche delle maniche lunghe, quindi potete fare tanti giri di maglie alte fino ad arrivare all'altezza che desiderate, alla lunghezza che desiderate. Io, come vi ho detto, preferisco fare pochi giri, quindi il primo già l'ho fatto, penso che mi fermerò a 5, comunque alla fine vi farò sapere. Però andrò sempre a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Naturalmente anche qui dove ho fatto questa maglia andrò a fare una maglia alta e chiuderò sempre con una maglia bassa all'interno della terza catenella. Allora, io ho ripetuto 6 volte il giro di maglie alte e mi fermo qui perché, come vi ho detto, voglio creare soltanto una mezza manica e non una manica lunga. Adesso andrò a fare gli stessi 6 giri anche nell'altra manica e a quel punto la mia maglietta top down con scollo a V sarà terminata.